I 50 anni di una parrocchia sono stati l'occasione per parlare del rapporto tra la Chiesa e la comunità rionale, con uno sguardo anche al percorso artistico di frate Tarcisio Manta, che ha donato alla Chiesa di San Giuseppe nel Rione Lucania Potenza le sue opere, che sono diventate ormai patrimonio comune. Una parrocchia nel cuore di un quartiere di Potenza come Rione Lucania, per tempo considerato a torto un quartiere ghettizzato. Qui per 50 anni la chiesa di San Giuseppe è stata ed è il punto di riferimento, l'anima del Rione, luogo di preghiera ma anche di aggregazione e di confronto sui temi sociali. A 50 anni dalla sua istituzione, Don Peppino Nolei, il parroco, ha voluto, d'intesa con la comunità, promuovere diverse iniziative per ricordare quell'evento e forse per fermarsi a guardare la storia stessa della parrocchia, che va di pari passo con il percorso artistico di padre Tarcisio Manta. Il francescano che con la sua pittura, il suo talento, non solo ha donato alla chiesa arredi, quadri, vetrate dipinti, ma ha segnato un modo nuovo di intendere la spiritualità laica e religiosa al tempo stesso. Ecco perché una delle iniziative è stata la presentazione del catalogo delle opere di frate Tarcisio dal titolo esplicativo «E Dio fa nuova ogni cosa». Non a caso le sue opere per Don Vito Telesca sono il frutto di un contemplativo errante della bellezza e per Don Gerardo Messina il segno di un francescano pittore della luce, ma anche il risultato di un percorso pittorico che le propone come laceranti, graffianti, più che placidamente catechetiche, come scrive Attilio Coco. Si tratta di segni, figure, forme, colori, simboli, citazioni, interpretazioni, rappresentazioni, come annota Piero Ragone, nelle quali a cominciare dai pannelli, graffiti alle vetrate, dal crocifisso, all'altare, al leggio, alle pitture, al mosaico delle facciate, tutto gravita intorno ad un'unica idea di spirito e comunione, quella della ricerca di pace e perfezione, fatta non solo di fede, ma anche di umana inquietudine.